Innanzitutto volevo ringraziare voi siciliani perché mi avete sfamato qui nella vostra terra con le vostre bontà. Questo video è epico, però se dovessimo arrivare a 50.000 mi piace, farò la sfida finale tra arancino e arancina. Quindi lasciatemi un mi piace e godetevi il video. Bella ragazzi, carichi come non mai da Fuse Gamer. Oggi ragazzi siamo qui con questo video incredibile perché oggi ragazzi, come potete vedere da questo bel cappellino, mi trovo in Sicilia. Oggi sono davvero onorato nel portarvi questo video incredibile oggi, perché oggi andremo a mangiare i migliori cibi della Sicilia. Sarò 3 giorni a Catania, 3 giorni a Palermo per portarvi questo contenuto veramente succulento. Per una seconda parte e altri video del genere, mi raccomando ragazzi, voglio almeno 50.000 mi piace. Non ci perdiamo in chiacchiere, andiamo dentro a mangiare. Partiamo alla grande, signori. Intanto vi dico che siamo qui con Paolo e Danilo di Catania Food Porn, ragazzi, quindi vi lascio in descrizione. Già ci portano in questo posto fantastico qui in centro a Catania, da Prestipino. Questi cosa sono, ragazzi? L'iris, una brioche impanata e fritta. Abbiamo la versione alla crema, al pistacchio e al cioccolato. Questo è un classico della colazione catanese, solo per uomini. Ok, questi invece? Questa qui è invece la minnuzza di Sant'Agata, non è altro che pasta reale e ricotta per un pan di Spagna, diciamo una versione molto piccola della cassata. Va benissimo. Posso spaccare con le mani? Sì, allora spacchiamo con le mani, ragazzi. Ma mamma mia, se partiamo così. Porco due. Ma gli ho fatto fare tutto. Vabbè. Mangia, veloce. Mangia. Di qua, calma. Mamma mia, dai, mangia. In bocca, mentre cade. Questa è una cosa schifosa. Mamma mia, ragazzi, goduria pura. Mi ha detto Paolo che questo tour catanese, ma anche a Palermo, mangeremo tanto ma tanto pistacchio. Vai, dai, assaggia la minnuzza, vai. Ah, comunque questa sembra tipo una tetta, vero Tati? Quindi godi, godi. È più buona della tetta. Il cibo non si batte. Vabbè, ma questa al cioccolato, ragazzi, vediamo com'è. Questa è... Mamma mia, ragazzi! Come diremmo nei napoletani, lo faccio rubazzo. Ma è buono. Se la gioca benissimo anche col pistacchio, eh. Però il pistacchio vince. Anche per me vince. Passiamo all'ultimo, visto che sono 3. Vediamo un po'. Attenzione. Questa è crema chantilly. Ah! Beh, che facciamo? Aspettiamo e la guardiamo? Quasi è una bomba! Fammi mi imbocchi! È uno spettacolo! Mi sembra tipo un bombolone fatto una pasticcera. E intanto mi finisco questo pistacchio. Ragazzi, allora abbiamo qui pane e panelle a Palermo, ovviamente, ragazzi. Mi ha detto Tatino che ricorda la farinata ligure. Le panelle, però. No, il pane, pane e panelle, però non l'ho mai assaggiato, quindi assaggerò pure. Vabbè, il pane di Gesù Cristo e le panelle sono sia della Liguria sia della Sicilia. Panelle? Vabbè, ok. Allora, il collega mi ha consigliato di metterci altro sale e pepe. Questo è sale e pepe? Sì. Mettiamo. Questo è solo sale. Andre boho! Vai, più salato è meglio, è. Andiamo all'assaggio, raga. Siamo la testa grossa, va meglio per te. Sai che mi ricorda? Pane e frittata. Frittata? La frittata normale con le uova, mi ricorda. Ovviamente non è uguale, però me lo ricorda. Ed è, devo dire la verità, molto molto buono. Il sale che ci ho messo è buono. Buono. Promossa a pieni voti, ragazzi, non la finisco grazie alle panelle. Allora adesso si va in una fascia di cibo un po' più succulenta, diciamo. Perché? Perché adesso, sempre tipico catanese, carne di cavallo. Ti ho portato da mio compare Peppe Longo. Loro sono considerati i numeri uno per la carne di cavallo in tutta Catania e provincia, soprattutto per i preparati, perché fanno tante cose che poi vedrai con la carne di cavallo. Va benissimo. Ragazzi, quindi andiamo da Peppe e andiamo a vedere. Ciao Peppe! Peppe, mi hanno detto che qui c'è la carne di cavallo più buona di tutta Catania. Così dicono. Così dicono, ok. Allora, c'è provincia! E provincia anche, conferma, no? Però bisogna testare. Io già l'ho mangiata, te lo dico, in Basilicata. Mi è piaciuta, non mi ha entusiasmato, quindi fammi cambiare idea. Vai, io, carne di cavallo, comincio a distribuire. Omar, tu l'hai mai mangiata? La carne di cavallo no. Ok. La provo per la prima volta. E queste sono polpette con la carne di cavallo. Peccato di cavallo. Vai, io, a me me ne fotto, io mangio così. Mamma. Molto saporita,
tenerissima. A me sinceramente piace tantissimo, a differenza di quello che ho mangiato l'altra volta, si sente la differenza. Veramente buona, è la cosa che si sente di più. Ti dico, a me è la prima volta e proprio buona. Proprio. È tenera comunque, succosa. Guardate qua, vedete l'olio, vai giù. È succosa, esatto, la cosa più bella è quella. Però è secca, perché a volte le piste qui sono secche. Ma non stavolta! Ma queste? Me la compro così. Queste secondo me spacca, guarda qua. Senti? La sudatore di. C'è la cipolla qua. L'aglio. Aglio. Aglio, cipolla. Aglio, cipolla. Prezzemolo, bevate qua. Faccio roba, ci voglio. Ho i brividi. Ma questo è proprio buono. Porca miseria, oh, questo si scioglie. Ma è 100 volte meglio dell'hamburger, voglio il sapore. Si scioglie proprio. Queste polpette. Strepitoso, io veramente sono rimasto abbastanza sbalordito. Questo che cos'è, quello di pollo? Crocchettone di pollo. Allora, questo è un crocchettone di pollo per tati, con di fianco una salsa, penso pistacchio, sì? Andiamo all'interno. Madonna. Oh cavolo. E queste, ragazzi, queste qua che state per vedere, praticamente, cosa sono, Paolo? Queste sono polpette di cavallo con all'interno Philadelphia e pistacchio. Cioè praticamente è questo fatto fritto. La base è quella, non è fritta, è fatta al forno e dentro c'è pistacchio e Philadelphia, ma comunque è una delle cose più famose che fa l'ongo, la polpetta di cavallo al pistacchio. Possiamo farle qui? No, Andrea, mangia! Aglio, secondo me è spaziale. Vabbè, vediamo all'interno. Ma qua questa la distruggi. Ma è troppo morbida, mamma mia. E qua? Vabbè, Andrea, diretto, eh. Vai, mangiamo. Dai, ce la puoi fare, ce la puoi fare. Cioè, ti vuoi sedere? Stai poco bene? Madre mia, no, aspetta. Comunque la Philadelphia azzeccatissima, cioè proprio a pennello. Che poi adesso ho mangiato questa. Staccare con una roba così veramente si scioglie in bocca. Oh, sì, questa è famosa. Si scioglie in bocca. Questa è da febbre. Ma io questa la mangio. No, questa veramente. Cioè io non ho tantissima fame. Ma questa, ma per forza, l'ando stomaco. Oh, un tartatino, ah! Comunque questa per ora è una delle cose più buone che abbia mai mangiato. Sì. Qui in Sicilia, sì. Vai, Tati. Allora. Vai, Tati. Che bontà, ragazzi. Buono? Fatemi vedere. Anche qua c'è la Philadelphia, è una bontà assurda, ragazzi. Bello, morbido, gustoso. Buono. Siamo qui ad un bar storico di Palermo, 1960, siamo da Costa, ragazzi, bar, ho detto, storico, appunto. Abbiamo preso la cassata, eccola qua, c'era sia la cassatina che la cassata. Ho preso la tradizionale per rispettare quelle che sono le norme di questo video. Allora, abbiamo qui pezzi di frutta che probabilmente scarterò, non mi dite nulla. Poi, allora, mi ha detto che è fatta con ricotta, pan di Spagna e pasta di mandorle, credo, vabbè, se ho sbagliato qualcosa, scusate. Mangio solo la parte questa qua, ragazzi. Ragazzi, ora lascia gli altri, giusto per assaggiare. Andiamo a degustare questa delizia. Molto molto zuccherata, assai proprio. Infatti, voglio, secondo me, se ne mangi tre di queste o vai all'ospedale, o diabete, che diventi diabetica automaticamente. Però ho notato molto che, a parte che è squisita, qui a Palermo rispetto a Catania c'è molto più street food. Quindi comunque Catania e Palermo io pensavo fossero, non dico uguali, però simili. Però le vedo nettamente diverse. Sì, molto diverse, molto diverse. Vabbè, diamo un altro morso. Olio incredibile, è davvero davvero buono. A me le cose super zuccherate mi fanno impazzire. Assaggia, Tati. Tu già la conosci. È una bontà, ragazzi. Ma in realtà non l'ho mai mangiata, però è buonissima. Promosso anche questo dolce, buonissimo, provatelo. Allora, Danilo, posto importante. Siamo dentro il complesso Ikebana, ristorante Botaniche. Siamo venuti qua inizialmente per la pasta. L'intenzione era di provare la pasta alla norma, però, ma nell'attesa stiamo provando le pizze del pizzaiolo Etneo. Questa è l'antipasto, ragazzi. Guardate qui. Queste sono tipo delle patate. Patate a stick con pesto di pistacchio e guanciale. Sì. Ok. E abbiamo una pizza con datterini gialli, praticamente una margherita con datterini. Esatto, sulla base pomodoro cambia, gialla. Vai giù. La regina pistacchiosa. Ho visto la preparazione dei ragazzi della pizza e devo dire la verità, alto livello. Tanta roba. Io andrei prima a tagliare la burrata. Sì, vai. La faccia. Ma io comunque c'è solo pistacchio su sta buonissima, vai. C'è pure un po' di prosciutto, quindi vabbè, per quando staccare. Quando basta. Andiamo, assaggiamo queste chips con guanciale e pistacchio. Mamma mia, ma giù,
questo se si può chiamare antipasto, è l'antipasto perfetto. State, ti concedo una fetta. Godo. Una sola però. C'è un po' di... c'è un po' di pizza in questo pistacchio. Oh, com'è? Guardate. Assaggio pure io. Pistacchiosamente buona. Pistacchio c'è, ma la burrata è una cosa stratosferica. E per non finire, prima della pasta alla norma, c'è ancora un'altra pizza. Abbiamo qui la carbonara sicula, perché essendo appunto in Sicilia abbiamo il nostro guanciale di suino nero dei Nebrodi, crema di uovo pastorizzato e crema di ragusano. Quindi carbonara sicula. Assaggiamo questa carbonara sicula. Il guanciale è perfetto. Com'è? Ci siamo? Perfetto, wagyu. Voglio davvero complimenti, però la mia preferita è questa al pistacchio. Si sente che è proprio curato bene. E wagyu, adesso passiamo alla pasta alla norma. Ecco lo chef, ragazzi, che ci ha preparato questo pasta alla norma. Qui abbiamo quindi un rigatone. Allora, qua abbiamo un rigatone che è il classico della norma. Mentre ultimamente si predilige la pasta lunga. Ma perché le melanzane stanno a parte? Le melanzane stanno a parte perché vanno messe sopra. Noi in questo caso le metteremo sopra e le metteremo anche sopra. Ok. Dopodiché le andiamo a completare con la ricotta salata. Mamma mia. Che non può mancare mai. Ok, inoltre ragazzi, questo diciamo piatto simula l'Etna, come potete ben vedere, un po' di lava, qui c'è il grande piatto, mi aspetto tanto da questo piatto, eh. L'hanno veramente raccontato in modo incredibile, quindi mi aspetto veramente tanto. Provate a prendere la melanzana, no? Sul piacerino, giù. Vado. La ricotta salata, la prima cosa che si sente è forse in parte della melanzana la cosa più buona. Non vado pazzo per la ricotta salata, però questa qua veramente. E se posso aggiungere, non è scontato, buonissima. Al pomodoro, sta buono. Allora, aspettavamo questo momento da tanto tempo, perché comunque sono venuto in Sicilia per il mare, per incontrarti, ma soprattutto per mangiare l'arancino, ragazzi. Ecco qui, adesso mamma ti mia. Dovrei ricordare qui di chiamarlo sempre arancino. Ok, qui a Catania arancino, poi di là quando arancino. Ti sposterai fai quello che vuoi. Esatto. Questo è un posto storico di Catania. Ernesto ha fatto la storia di Catania, siamo sul lungomare, quindi location pazzesca. L'arancino che hai davanti è il classico, quindi quello con il ragù, e l'arancino al pistacchio che fa parte della modernità catanese. Va benissimo. Ovviamente ragazzi, abbiamo scelto Ernesto perché mi hai detto che è uno dei più buoni, uno dei top qui a Catania. Poi ci sarà un video dettagliato, ragazzi, dove farò la lotta tra l'arancino e l'arancina. Vedremo. Poi vedrete sul canale a 50.000 mi piace. Se li lasciate, ragazzi, vi porterò questo video della sfida epica tra arancino e arancina. Intanto apriamo questo qua, se mi permettete. Lo apro così. Mamma mia, ragazzi, tanta roba. Io mi aspetto davvero tanto. Nonna, so che stai guardando questo video. Prima arancino l'ho mangiato da te. Adesso sono arrivato a questo punto. Basta parlare, mangiamo. No comment, raga. Veramente alto livello, ragazzi. Mangia, tranquillo, mangia. Di solito quando non ci sono commenti è perché la cosa che si sta mangiando è quasi, non dico indescrivibile, però questo è un pasto, perché alla fine mangi riso e carne, un pasto unico tra l'altro. Mamma mia, ragazzi, scusa nonna, però Ernesto l'ha superato. Abbiamo questo. Tati, tu come l'hai preso? Io spinaci, Andrea. Vai, apri, faccio vedere. Beh, ci sta. Particolare il tuo. Il mio, questo qua, il pistacchio, è classico. Apriamolo da qui. C'è anche il... c'è anche mortadella. L'odore c'è. Vediamo il gusto. Grazie. Sinceramente, com'è? Rispetto agli altri che ho mangiato. Beh, senso mio, no? In Sicilia sono tutti buoni. A me piacciono... Devo provare gli altri. Questo è buonissimo. Questo c'è adesso. Questo pistacchio, raga, tanta roba. 10. Basta. Ragazzi, allora ci troviamo in un posto tipico a Palermo. Siamo al Mercato del Capo e sono venuto qui appositamente per mangiare lo sfincione, che è una sorta di pizza al taglio con pomodoro, cipolla e credo mozzarella. No, caciocavallo. Palermitano. Ok, caciocavallo palermitano, quindi tutto tipico, andiamolo ad assaggiare. Visto che ci hanno trattati bene e comunque hanno anche offerto, ragazzi, ve lo dico, passateci perché sono dalla pizzeria Cadippo, la K, e niente, andiamo ad assaggiare. Si mangia freddo, mi hanno detto, quindi... Buono.
sapore fortissimo olio, però mi piace davvero tanto, soprattutto il caciocavallo palermitano. L'olio fa paura, promosso. Comunque a differenza della pizza normale, sto notando mangiando che è molto molto salata. Però a me queste cose piacciono sinceramente, queste cose street così, però per me promossissimo. Adesso sei a casa mia, quindi comportatevi bene prima di tutto, e poi qualsiasi cosa sta accendendo sarà buonissima per forza nel periodo di tutto. Perché ragazzi siamo da Choco Fusion per mangiare cosa? La granita, che è tipica catanese. Andiamo. Con la brioche con il tuppo. Quindi ci siamo, ovviamente io come l'ho presa al pistacchio. Stai per mangiare quella che è un'istituzione del cibo catanese. Il catanese da aprile in poi, quando ha fame, mangia granita e brioche. Può essere la colazione, può essere il pranzo, può essere il pomeriggio, però questa è veramente il cibo estivo catanese. Ma ragazzi, è indescrivibile questo pistacchio. Bello freddo. Il granito piace. Davvero davvero buono ragazzi. Adesso ci vuole brioche, prendi il tuppo, stacchi e bagni la granita. Così? Sì, bagni la granita. Ok, così abbiamo sporcato un po'. Vabbè, è normale, a parte bello. Del gioco. È più buono così. A me piace più così. Poi questo è cioccolato e questo dati com'è? Il gel si sì, assaggio subito, Se questa c'è, a differenza di questo pistacchio e questo cioccolato. Però andrei a differenza tua che faccio. Dai, che fai? Io sono. Ah ecco. Questo è quello che devo fare. Questo è ora è più buono. Ma tu vieni da anni. Sei nato qui in Sicilia, Tati. Però io ti supero. Qui c'è un altro buco. Molto semplice e infatti. Ma sei pazzo Andrea, piano! Mi piace il cervello. Ma questo è scemo. Allora, questo è cioccolato e sotto c'è la mandorla tostata. Ragazzi, assaggiamo anche questo al cioccolato. Pacca ragazzi, questa qua tra le tre, cioè vabbè questa qua non assaggiata, però mi sa che è più buona questa che quella al pistacchio, sai? A me piace un sacco. Ti potrebbe uccidere qua. Sì? Questa cosa guardando mai. Ma spacca, esagerava. Quando adesso l'ho cioccolato fa paura. Ottimo. Questo è un posto molto particolare. Siamo da Nino Ballerino, talmente che è un posto importante di valenza culturale, incredibile, che c'ha addirittura un cartellone gigante così, pieno di luci come se fosse la notte di Natale. Quindi ragazzi, andiamo a mangiare pane cameusa. Qua possiamo vedere l'insegna Nino Ballerino. Allora gli vorrei domandare perché il suo soprannome è Ballerino, forse o per le sue doti o perché boh, non lo so. Se c'è glielo chiediamo. Andiamo. Ciao. Nino, mi domandavo perché chiamo Nino Ballerino. E quindi perché tutto quello che faccio io mi muovo, quindi. Ah ecco, ora ho spiegato il tutto. Allora mi fai un pane cameusa, però senza limone. Senza limone, solo formaggio? Sì, solo formaggio. Buon appetito. Grazie. Ragazzi, comunque questa è milza di vitello, mi ha detto Nino. E si può mettere sia col formaggio la meusa che col limone. Io ci ho fatto togliere il limone perché non mi piace. Ed è bagnato con l'anzugno, quindi andiamo. Il gusto forse che non avevo mai provato in vita mia, però... Ma che spacca! Non me l'aspettavo, cioè mi aspettavo una cosa un po' più tipo viscida, cosa. Non mi ispirava sinceramente, ma devo dire la verità, ragazzi, mi ispira e come? Vediamo com'è. Tu l'hai mai mangiato? No, è un gusto forte. Però, frate, a me piace veramente, veramente tanto. E niente, finiscitelo, ci sta, è un bel gusto particolare. Consigliatomi da Antonio Nocerino, ragazzi, ha detto che lui ci veniva molto spesso qui da Spinnato, fa molti dolci e proprio per questo il dolce tipico siciliano, lo conoscete tutti quanti, parliamo del cannolo. Tipico siciliano, adiù, finalmente... lo mangerò. Eccoci qua ragazzi, presentazione ottima. L'unica nota dolente, ma proprio l'unica, unica, unica, che anche molti siciliani saranno d'accordo con me, tra il quale anche Ricky che è qui, si toglie la buccia d'arancia. Vabbè, cioè chi piace e chi no. A me l'arancia, ragazzi, non so se è il francesismo, ma fa cagare. Quindi togliamolo, neanche la tocco con le mani. Vai, io ho quasi la fobia, lo sapete. Ciancio alle bande. Andiamo dentro. Bell'odorino, qua dicono che la ricotta a Palermo è la più buona forse di tutto il mondo, quasi. Vabbè.
Mamma mia. Ho mangiato vari cannoli anche a Napoli e in altre zone dell'Italia. Ma penso che questa non la batte nessuno mai più. Mamma mia, impressionante. Mi ha impressionato davvero tanto. Non pensavo mi piacesse così tanto. E vi dico di più, non ho mai finito uno di cannolo, questo me lo finisco. È troppo buono, addio. Non troppo, come avevo finito. Forse il dolce, no, non ho mangiato i dolci buoni in questo video, però sicuramente uno dei dolci più buoni che mi ha mangiato è un mispiraggio, tutta la mia vita, ragazzi, cioè, questa è un'opera d'arte. Todo, viva la Sicilia. Questa è la storia, ragazzi, questa è la storia dell'Italia, ma stiamo scherzando. Grazie a Dio. Quindi ragazzi, mentre mi finisco quest'altro cannolo che ho ordinato, mamma mia, finisce qua il video, quindi mi raccomando lasciate almeno 50.000 mi piace se volete il confronto, quindi la sfida finale tra arancino e arancina, quindi mi raccomando da Fuse, dal canale è tutto, lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale, noi ci becchiamo nel prossimo video, bella ragazzi.